Quello che possiamo, quale indirizzo generale, l'abbiamo già anticipato, lo ha detto la ministra Azzolina e lo confermo anch'io. È chiaro che per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche proseguirà. Sapete che adesso il termine è il 3 aprile, ma ragionalmente per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo, non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie, a scuola o all'università. Questo lo possiamo già anticipare. Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività produttive, quelle ovviamente che abbiamo individuato come non essenziali, è una misura che allo Stato diciamo non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Dall'inizio della settimana inizieremo a lavorarci. Quello che deve essere a tutti chiaro è che il governo, quando ha adottato questa misura, l'ha adottata con, come dire, col massimo senso della responsabilità, con la consapevolezza che è una scelta molto impattante, molto onerosa. Però, se mi permettete, per noi l'obiettivo prioritario rimane sempre, sempre la salute dei cittadini. Detto questo, riteniamo che questa misura sia anche una misura conveniente dal punto di vista economico, perché è chiaro che confidiamo che da questa sospensione così disposta delle attività economiche, soprattutto quelle non essenziali, ne possa derivare una fuoriuscita dal quadro dell'emergenza quanto più rapido possibile e quindi una piena ripresa di tutte le attività. Però è chiaro che in questo momento non siamo ancora in condizione, non abbiamo ancora definito, abbiamo tutti i dati per operare una valutazione.